Ben ritrovati amici di Extra, l'appuntamento con l'informazione dedicata alle fiere, alle mostre, ma anche a tutte quelle attività peculiari del nostro territorio. Con me, come di consueto, e saluto subito Giuseppe Gottardo. Buongiorno Giuseppe. Sono in verde perché ormai il novembre è il mese di San Martino, degli irticolli più vicinando sale il maestrale, eccetera. No, vedo che non la sai. Vedo che non la sai. Ai 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 ai, davvero ai ai ai. Allora sarebbe così. Dai, prova a dirla un po' meglio, dai. Cerchiamo di darti una mano. Scusa, date a mano. Siamo in trasmissione o no adesso? Siamo in trasmissione, va bene. No, io pensavo che ti ricordassi Vicinando bene questa sale dietro il maestrale, urla di urla e Angel biancheggia il Mar, mare. tra il Rivoli dei Tini e Balastro dei Vini, le anime a rallegrarmi. Ma Bravo. vedo che noi cercheremo invece di rallegrare i nostri telespettatori invece con le notizie che daremo. Cominciamo subito con una mostra importante, quella di una retrospettiva che viene dedicata a Robert Capa, famoso fotografo di guerra, ma anche Il più del grande dopoguerra. fotografo degli Stati Uniti della guerra ultima. E viene praticamente proposto dal Museo Civico di Bassano del Grappa, che si trova in Piazza Garibaldi, nella città, insomma, importante del nord, chiamiamo così, del nord Veneto, ok, della zona della Pedemontana. E Bassano del Grappa, appunto, dal 16 di settembre mostra questa retrospettiva dedicata a Robert Capa, che finirà il prossimo mese di gennaio. Per cui avete ancora qualche settimana per poter ammirare le foto, soprattutto in bianco e nero, No, che appunto questa no, retrospettiva ha Capa avuto fa solo foto in bianco e modo. nero. Certo. Soprattutto. Ma vorrei domandarti, perché è diventato famoso nel mondo per una sua foto? Se Una sua sai qual foto. è stata? La foto, la famosa foto del bacio tra un Bravissimo. militare e Che poi una hanno ragazza dimostrato che voleva salutare che le forze alleate che erano delle venivano. comparse che lui aveva trovato fuori da un teatro di Parigi e le aveva così istruite, chiaro? Sì, beh, a noi Bravissimo. interessava più sapere il fatto che c'è questa foto che ha fatto il giro del mondo in epoca, in tua epoca, Comunque, insomma, non so bella. se ci sia lì perché è coperta da grandi diritti d'autore. Io ti porto a Viareggio invece, dove la Fondazione Matteucci, a Viareggio, una piccola cittadina ma molto importante, fino al 5 novembre, quindi fino a poco, avremo una vivacità nel secolo che si scopre, deve scoprire quello che possiamo dire e fare alla Fondazione, il secolo breve delle teste del Novecento. Ma ecco che ti porto invece fino a una mostra che durerà fino al 25 di febbraio, e nel chiostro di Bramante a Roma, che è bellissimo, in via dell'Arco della Pace. Non so se l'hai mai visto, la chiesa di Santa Maria della Pace, che è stata commissionata da un grandissimo cardinale che era Oliviero Carafa intorno al 1500. C'è una mostra di opere che tratta Enjolras, che è dedicata alle opere che questo personaggio tratta. Ogni opera ha un lato ludico, è un ottimo costruttore dell'immaginazione, ma tutto quanto in funzione che la vita è bella e bisogna anche saperla vivere nell'arte, che sia vivace, pronta, impegnativa, poco. Allora, parliamo un po' degli appuntamenti che il Parageox offre a coloro che, insomma, spesso e volentieri ci vanno per assistere a dei concerti. Parageox, ricordo, è qui a Padova. E allora segnaliamo subito il concerto del prossimo 24 novembre, con una leggenda della musica italiana, e stiamo parlando di Ornella Vanoni. Non solo, ma tra i live più attesi per quanto riguarda la canzone d'autore, ci sarà quello della premiata Foneria Marconi, che sarà il 1° di dicembre, di Raffaele Gualazzi il 9 dicembre, di Fiorella Mannoia invece già fissato per il 22 dicembre. Non dimentichiamo poi
il 20 gennaio prossimo il recital di Massimo Ranieri e tornano a Padova il prossimo 17 febbraio, sempre al Palageox, i Nomadi, mentre ricordiamo anche Ghepegno il 2 marzo e Levante il 30 di marzo, ma poi ci sono altri concerti importanti di caratura addirittura internazionale già fissati per il prossimo 9 novembre, arrivano a Padova infatti al Palageox i Tokyo Hotel e poi altri personaggi che sicuramente fanno di questa Padova, di questa città, una città sicuramente per fortuna musicale. C'è Ceox che ogni tanto ti dà la possibilità, io ti porto a Milano perché del 1 novembre inizia una manifestazione molto nota, era prima a Bergamo, Brescia, eccetera, adesso è l'appuntamento di Jazz Milano che celebra un genere musicale che ormai in 100 anni di vita a volte può sembrare era quasi defunto, ma adesso è sempre ripreso perché ha una personalità, ha un'immediatezza senza tempo. È così diventato popolare il jazz, così sofisticato. Io mi ricordo 40 anni fa, quando ho fatto una bellissima raccolta di jazz e anche di manifestazioni che andavo da Villa Giulia a Via Giulia a Roma e altri. È così che il jazz ti dà la voglia di essere presente e di rischiare anche in questa vita attuale. A Milano sempre avremo a Milano e anche contemporaneamente o quasi a Ravenna degli idoli astratti di un personaggio notissimo che si chiama Mirko. Mirko Basaldella, che è nato nel 1910, è morto verso gli anni 70 a Udine ed è un protagonista di una rassegna interessantissima perché ci dà la suggestione del tempo, la suggestione del presente attraverso il suo modo di avere questo scultore friulano che sembra quasi uno che faccia delle attenzioni al viso in maniera semplice e naturale, un linguaggio plastico come qualsiasi pensiero che è un punto e poi si ferma. Io invece voglio portarvi a ricordarvi soprattutto l'appuntamento con questo weekend con la Fiera di Padova, che dopo il grande successo che ha avuto la settimana scorsa con Automoto d'Epoca, 115.000 persone che hanno frequentato i padiglioni della Fiera di Padova, ritorna la Fiera a proporre un altro contenitore che si chiama Tutti in Fiera. Ovviamente molto spazio agli hacker, lo ricordiamo, d'altronde i giovani avranno modo di invadere la Fiera di Padova conoscendo proprio gli hacker, quelli informatici. Io conosco per gli anti-hacker. Ecco, qui abbiamo gli hacker. Famosissimo e noto in tutta Europa. Bene, allora c'è la possibilità di combattere gli hacker, che poi gli hacker non sono altro che dei violatori di sistemi e quindi insegnano ai ragazzi come violare, superare. Ma anche come superare certe barriere, ma soprattutto creando una cultura di hacker buoni, come si suol dire. Hacker buoni. Ci sono anche gli hacker buoni. Più intelligenti, cioè quelli che vogliono riempire il vuoto lasciato da una non solo, presentazione. Ma questa fiera avrà anche altri contenitori all'interno, come il Portobello Vintage Market, qui ovviamente il grande mercato del hobby dell'usato e del piccolo antiquariato, ma anche un altro contenitore è quello dedicato, è un padiglione completo che viene dedicato al mito dell'America e qui ci saranno addirittura esposte ben 100 auto, pensa un po', 100 auto che sono auto tipicamente americane e che vengono proposte appunto al grande pubblico di Tutti in Fiera. Quindi questo weekend sarà un weekend dedicato al, possiamo dire, alla vera parola tempo libero. E poi invece vi segnalo, visto che stiamo parlando della Fiera di Padova, la fiera successiva, che sarà appunto la settimana prossima, quella dedicata invece al mondo dell'arte. È consuetudine ormai che a metà novembre circa
a Prodi, a Padova, la fiera che è una fiera itinerante ed è Arte Padova in questo caso, e poi cambia Sono di città mostre in città, diventa Arte Genova internazionali. piuttosto che Arte Parma, eccetera, eccetera. Ma il logo coniato allora da Nicola Rossi, che è l'artefice di questa fiera, praticamente viene riproposta nuovamente nella sede natia. Dovrei correggerti, ma lasciamo stare. Ti porto a Roma, dove alle Gallerie Nazionali d'arte antica abbiamo la mostra che trovano faccia a faccia col famoso Arcimboldo. Sono 100 opere di un trionfo delle sue bizzarrie in cui rappresentava le persone attraverso e con la natura. Ma, amico carissimo, a Milano fino al 18 febbraio c'è una mostra che è completamente diversa dalle altre, cioè è importantissima. Toulouse-Lautrec, personaggio molto noto nel mondo francese, non era molto bello da vedersi, era un po' sciancato, ma che amava non solo vedere la bellezza delle ballerine, ma dava loro un volto per far capire la urtilità, l'opportunità e la bellezza del mondo che girava attorno alle ballerine, ai tempi importanti. E abbiamo un obiettivo di una pittura che ha una leggerezza tutta sua, trasforma questo elemento ludico in un elemento importante di capire l'epoca in cui questo personaggio, notissimo, oltre che grande pittore, notissimo personaggio di una famiglia altrettanto importante come è stata la sua arte, eccelsa, dell'elemento nobile francese. Ci soffermiamo su una località del cuore del Veneto, quale Castelfranco Veneto, che ha dalla sua un grande pittore, un grande artista, e stiamo parlando del Giorgione, che ricordo è stato un pittore della scuola veneta e nonostante la sua grande popolarità, in vita, la sua è una delle figure più enigmatiche della storia della pittura. Ebbene, se c'è qualcuno di voi che ha voglia di vedere le sue opere, lo potrà fare attraverso appunto questo viaggio ricco, colmo di sfumature, che appunto è una sorta di evento, di viaggio evento, con le trame amate dall'artista da cui emerge un affresco di questa società veneta del tempo. L'esposizione si terrà fino al 4 marzo e si sviluppa nel Museo Casa Giorgione per espandersi poi in diversi siti del territorio. Ebbene, quindi se avete l'occasione di andare a Castelfranco Veneto, fermatevi un attimino alla Casa del Giorgione perché c'è la possibilità di ammirare le sue opere e di capire un po' che, insomma, questo artista era un artista assai Piacevolissimo. Io enigmatico, intanto vado a dove vedermi del Giorgione un'opera alle Gallerie dell'Accademia e mi basta l'opera sua per riempirmi il cuore. Invece ti porto a Bologna, che fino al 20 avremo una mostra tutta particolare. È una mostra fotografica che si fa conoscere l'industria e il lavoro nel mondo attuale. E come? Devo parlarti ancora di una città importante. Il nostro amico vescovo era vescovo anche di questa città, era Mantova. Mantova, sì. E che possiamo parlare come la regina del benessere, la città dei Gonzaga, che supera anche Trento e Bolzano, che sono riportate come due grandi manifestazioni di città nel mondo attuale. E quindi ti potremo portare a vedere, e vi preghiamo, tre punti fondamentali: il Palazzo del Tè, il Teatro del Bibbiena, il Palazzo Ducale. Non dobbiamo dimenticare che Mantova ha un grande Palazzo Ducale, è molto più completo del Palazzo Ducale di Venezia, che era un palazzo di residenza del doge.
ma invece il Palazzo Ducale di Mantova era anche di amministrazione del Doge. E poi c'è solo una famosa dentro, la Camera degli Sposi. Come non ricordarsi che all'interno del Castello di San Giorgio, nel complesso ducale, c'è questa famosa stanza degli sposi che è bellissima. Posso fare un appunto su Mantova? Dimmi. Allora, bellissimo il centro storico di Mantova, ben curato, però ha alcune zone nella immediata così periferia. Dove si mangia benissimo. Lascia stare che si mangi bene, però ci sono dei palazzi che inspiegabilmente sono in disuso. Per forza, perché c'è una sorta la nobiltà mantovana non cura sta roba, anche perché si sono messi a curare l'ambiente storico di Mantova. Come? E con ciò concludo, perché poi mi ammazzi, sono a Roma. A Villa Borghese andiamo a rivedere, a sentire da vicino, a toccare quasi i marmi e le tele di Bernini. A Villa Borghese, sto grande artefice del mio, che diventa un mito nella sua vita, è una ricca sequenza di statue e di dipinti che per noi conosciamo. Questa è una mostra che dura fino al febbraio 2018 e ha due linee di indagine: spiegare come lui, Bernini, seppe chiarire il mito di se stesso. Lui amava se stesso, e come è stato il Cellini e altri, e quindi valorizzava se stesso in modo che tutti lo potessero conoscere. Poi naturalmente avremo anche un insieme di marmi che sono eccezionali. Un mio amico che è andato già a vederla, perché in anteprima, perché inizia col primo novembre, questi dipinti che trovano tutto una sua, perché non solo faceva cacca, statue enormi, ma anche bei dipinti. Quindi Villa Borghese, Roma. Ormai abbiamo il tempo che si sta per esaurire, ma io ho il tempo necessario per ricordarvi che ritorna anche quest'anno l'appuntamento con il Mistero, il Festival del Mistero, fino al 3 dicembre a cura di Alberto Toso Fei. Si tiene anche nei boschi e nei castelli, con visite, rievocazioni e serate a tema. Sono un centinaio le manifestazioni dedicate al Mistero e si interpongono tra Chioggia, ma anche Villa Valmarana, per esempio a Nogara nel Veronese, a Castello Inferiore di Marostica nel Vicentino, insomma tutta una serie di appuntamenti. Per saperne di più vi do il sito www.spettacolidimistero.it e lì ne saprete di più. Direi che do l'ultima notizia: nel bicentenario delle gallerie dell'Accademia, perché oggi Venezia è stata un po' trascurata dal nostro appuntamento con Extra, i protagonisti di un'epoca quale Canova, Hayez e Cicognara saranno protagonisti. Ebbene, dopo due secoli tornano anche i capolavori donati all'imperatore d'Austria per il suo quarto matrimonio. Insomma, l'ultima gloria, la Musa Poliminia, finita nelle collezioni addirittura di Hitler, i cavalli di San Marco e la Maddalena. Sono alcune delle opere che avrete modo di ammirare andando appunto alle gallerie dell'Accademia in questo periodo. Bene, io direi che possiamo anche salutarci. Grazie. Caro Giuseppe. Hai parlato molto bene del Veneto, ma Padova mi pare che sia. Amici di Padova, dovete mettere in testa sì il castello, ma dovete fare qualche volta importante come fa Verona, Vicenza e poi specialmente Treviso. Bene, io con questa lamentela. Un momento, c'è una mostra che apre in Piazza Duomo, organizzato fra poco dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Va bene, di questo ne parleremo magari quando sarà il caso. Grazie per averci seguito, Extra ritorna la prossima settimana, sempre alla solita ora, sempre qui su Caffè TV 24. Buona visione!